Buondì buona gente, sono Luigi in arte Lusio e torno a parlarvi di nuovo di uno dei miei autori preferiti, ovvero Pier Vittorio Tondelli, solo che stavolta non prenderò in esame un romanzo. Infatti, il libro di cui vado a parlarvi, di Pier Vittorio Tondelli, è molto particolare. L'abbandono, che non è un romanzo e non è nemmeno una raccolta di racconti come il sottotitolo vorrebbe far credere, no. L'abbandono è, come posso dire, è la sintesi di Tondelli, è il suo inizio, il suo svolgimento e anche la sua fine. Come posso dire, come posso spiegare? Vedete, ci sono certi libri, certi resoconti, non per forza romanzi, che racchiudono un po' l'essenza stessa del loro autore. Mi verrebbe in mente l'esempio di Christopher Isherwood che con il suo diario Ottobre aveva, diciamo, fatto, sembrava aver fatto una sintesi di quelle che erano state le sue opere principali. Io lessi Ottobre dopo che avevo già letto Il signor Norris se ne va, Addio a Berlino e Un uomo solo. E devo dire, aver letto Ottobre per ultimo non mi dispiacque, anche se ero consapevole che mi avrebbe aiutato a capire meglio i suoi romanzi. Ecco, penso che l'abbandono potrebbe dare lo stesso aiuto per chi si approccia a Tondelli, anche se sono un po' in dubbio perché da una parte sarei tentato di consigliare l'abbandono a chi vuole leggere Tondelli per la prima volta, perché con questo potrebbe magari individuarlo, potrebbe riuscire ad inquadrarlo. Dall'altra però, è una cosa che sconsiglio, perché purtroppo Tondelli, come avrete già capito da come ne ho parlato in passato, è molto particolare nel suo stile, nella sua scrittura, nel suo modo di raccontare. E penso che per uno che si approccia per la prima volta alle sue opere, iniziare con l'abbandono potrebbe essere un tagliarsi le gambe in partenza, terrorizzerebbe il lettore, per cui io sarei più propenso a consigliarlo a chi ha già letto Tondelli, soprattutto perché leggerlo dopo aver letto i suoi romanzi più famosi o le sue raccolte di racconti, i suoi scritti, dia un certo sapore a questo libro, perché ad ogni pagina che giri tu rivedi quelle storie, quei personaggi, rivedi com'erano nelle prime stesure, come sono in altre vesti, perché qui è un mix. Non sono solo racconti, ci sono dei racconti, ma non sono solo quelli. Sono frammenti, inizi, bozze, sono articoli di giornale, scritti, interviste. C'è persino una tesina che lui scrisse, mi pare che scrisse all'università e che non riuscì nemmeno a superare perché doveva essere tecnica e lui però con la sua penna ci mise molto sentimento, non vi dico quale, andatevelo a recuperare perché assolutamente conviene, però non voglio concludere già il video, tranquilli. Ebbene, ecco, in questa sequela di racconti, di scritti più che altro, parliamo in senso concreto di scritti, sono raggruppati in varie, sono catalogati in varie parti a sé stanti, il che facilita molto l'approccio. Ad esempio, c'è tutta una parte in cui ci sono i racconti, una parte in cui ci sono le interviste, un'altra in cui ci sono gli articoli di giornale, un'altra in cui si parlano di determinati argomenti, primo fra tutti, ovvero primo fra tutti la vita degli anni Ottanta, dei ruggenti anni Ottanta, perché Tondelli è stato la voce degli anni Ottanta, come ho già detto ampiamente in passato, in tutte le sue forme, in particolare dalla musica, dal rock, dallo psichedelico, che ritorna in queste pagine. Secondo me, per chi ha vissuto gli anni Ottanta, questo libro può essere un piacevole salto nel passato, ritrovare degli anni che sono rimasti impressi nella memoria di molti, secondo me. E si vede perché da qua i resoconti sono vivi, sono sentiti, anche se magari possono risalire già
l'ultimo Tondelli, se lui ripensa a quel periodo, ne avverti, avverti che sono quegli anni, avverti quel periodo, avverti quella musica, quei suoni, quella frenesia, quella voglia di vivere, quel continuo correre senza nemmeno fermarsi. Poi accanto ci sono quello che per me sono i momenti migliori, ovvero i racconti, appunto, sui quali, dai quali si vedono, i punti di partenza, le prime bozze di quelli che saranno i suoi romanzi. In particolare ho apprezzato molto alcuni racconti nei quali già era chiuso il germe, del mio romanzo preferito, Camere separate, ad esempio, il mio preferito è sicuramente, sì, questo, Pier a gennaio, che è proprio la bozza di dove finisce Pier a gennaio, inizia Camere separate, ma anche, come posso dire, l'attraversamento dell'addio, o anche My Sweet Car, che se vi ricordate quando ho recensito Rimini, ho parlato della parte in cui erano anche gli edifici, quindi oggetti inanimati che assurgevano al ruolo di protagonisti. Ecco, c'è qui un racconto, My Sweet Car, dove ritorna il tema in cui la storia è vista dal punto di vista di un oggetto inanimato, in questo caso una macchina, testimone delle vicende di tutte le persone che l'hanno guidata, che l'hanno comprata, che l'hanno trovata, posseduta, eccetera. Poi c'è anche una prima versione di quella che sembra una prima versione del romanzo Pao Pao, il diario che io devo ancora leggere, purtroppo, sempre vergogna su di me, ovvero il diario del soldato Acci. Ma ci sono anche, ovviamente, ci sono vari aspetti di Tondelli, non c'è solo il Tondelli regista, c'è anche il Tondelli critico, il Tondelli che fa analisi letteraria, tanto dei romanzi altrui quanto dei suoi, il Tondelli intervistatore che ci mostra lo spaccato di personaggi come Umberto Tirelli, Federico Zevi o anche Valentino. Per non parlare poi, ecco, della sempre presente movida estiva, qui presente in molti, molti aspetti, con riferimenti alle volte autobiografici, quasi surreali, come l'aver visto un concerto come si chiama quella. Da un lucernario, ecco, di vedere un concerto tenuto in un magazzino, vederlo dall'esterno, arrampicandosi e vedendolo dal lucernario, un'immagine che a me mi è rimasta molto impressa. Purtroppo non ho possibilità di andarmi a ricercare proprio determinati passaggi, perché come per Camere separate mi piacerebbe leggervi almeno qualche estratto. Potrei aprire la pagina a caso. Oppure proprio andare a cercare ecco, sì, Piera Gennaio, che come vi ho detto è quello che più mi è piaciuto. Vi leggo volentieri un passaggio. Eccolo. Ah, proprio manca a farla apposta parlando appunto del mio altro grande amore, il teatro. Ieri sera, a teatro, fermando in un certo senso il suo divenire attraverso l'angoscia del crescere e dello stare al mondo, reinserendosi su un sé di anni prima, Pierre riusciva a non dare dolore al mondo, o quantomeno a non sentire il dolore del mondo, eliminando per tutta una serie di sue felicità il fatto che siamo continuamente altre persone. Era riuscito a ritrovarsi puro, retto, incorrotto. Oggi, ripensandoci e scrivendone, posso dire che forse, tramite quella sciocca storia del biglietto e del messaggero d'amore, Pierre ha ritrovato improvvisamente una sua luce particolare, una sua diversa faccia che mostrava le incrinature del divenire. Non nasciamo incorrotti, nasciamo già confusi. Ma in certi momenti è possibile ritrovare il centro, momenti come sempre misteriosi e magici, proprio perché imprevedibili. Te ne accorgi magari il giorno dopo, scrivendone, ma al momento è tutto così naturale e spontaneo. Eppure ieri sera, sia detto senza delirio, chi era a teatro non era il Pierre che sta qui ora, era il ragazzo che studiava le liaisons d'agir
all'università di Bologna 8 anni fa. Sì, mi fermo qui. Bene, lo so ragazzi, sono uno che odia gli audiobook perché a sentire una persona che legge non è la stessa cosa che leggerla di persona, ma è giusto per darvi un'idea. Allora, penso di aver già potuto dire tutto quello che si poteva dire su questa raccolta. Io torno a ripeterlo, vi suggerisco di tenere l'abbandono come lettura finale, perché approcciarsi a Tondelli tramite proprio l'abbandono come prima lettura è un po' un azzardo. Quindi vi consiglio magari di recuperare i suoi libri più famosi, in particolare ve l'ho detto Camere separate, poi ci sono anche altri libertini, Rimini, Un weekend postmoderno, anche Pao Pao. E ultimamente adesso ho letto anche Dinner Party, l'unico testo teatrale di Pier Vittorio Tondelli. Penso che parlerò di quel testo anche in seguito. Ecco, leggetevi prima tutto quello che riuscite a trovare su Tondelli e l'abbandono lasciatelo come ultimo pasto, come conclusione, perché penso che l'abbandono possa essere appunto la conclusione migliore del viaggio fatto assieme a Tondelli. Mi dispiace che io per primo non l'ho lasciato per ultimo, ma conto comunque quando avrò letto tutti i romanzi di Tondelli di ritornare a rileggerlo e vedere accanto a quello che già conoscevo, che già avevo avvertito in una prima lettura, quanto ancora riesco a sentire dopo aver recuperato tutto il resto dell'opera di Pier Vittorio Tondelli. Rimane comunque da un po' il rimpianto di un autore che secondo me avrebbe avuto ancora molto, ma molto da dire e che purtroppo se n'è andato troppo presto e tutt'oggi non è poi così conosciuto dal lettore moderno. Ed è un peccato perché, come vi ho detto, Tondelli ha tanto da dire, ha tanto da insegnare, ha tanto da farci vivere di un mondo che magari per i giovani soprattutto è forse già morto e sepolto, ma magari è ancora vivo se non nei ricordi di chi l'ha vissuto, almeno tra queste pagine. Ecco, penso di non poter dire altro. Concludo qui la recensione ringraziando, anche tornando a ringraziare il mio amico Salvo, che è colui che mi ha fatto conoscere Pier Vittorio Tondelli. Salvo, ti ringrazio ancora di cuore, mi hai letteralmente salvato la vita quando mi consigliasti di leggere Camere separate, e non esagero. Come ho detto già allora, il libro giusto nel momento giusto, quindi grazie Salvo, ti abbraccio. Quindi il video si conclude qui. Lasciatemi un like se il video vi è piaciuto, commentate per dirmi la vostra opinione su Tondelli, sulle sue opere, su ciò che avete letto di lui, oppure sulla letteratura italiana anni 80 in generale, perché comunque ne abbiamo un po' di voci, anzi di grida, di voci urlanti della nuova letteratura moderna italiana. Bene, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sulle mie prossime recensioni e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!